Federica Pellegrini mette la pietra tombale sulla ferma Donia. La Divina ha ricevuto il tapiro d'oro di Striscia la Notizia, a pochi giorni dall'allontanamento del suo insegnante di danza da Ballando con le Stelle. Mi sei mancato, era da un po' che non ti vedevo, ha esclamato la leggenda del nuoto alla vista di Valerio Staffelli pronto a consegnarle il suo ottavo tapiro. Avevo il presentimento questa volta. Devo dire che la produzione mi ha un po' stupito perché non pensavo che arrivassero a questo punto. Diciamo che sabato è stata la fine di un percorso. Non è solo quello che è successo sabato. Ma è vero che lui mancava le prese apposta per metterla in difficoltà, ha ironizzato il tapiroforo. Se avesse mancato le prese non sarei qui in questo momento, su quello era bravissimo, ha risposto l'ex nuotatrice. Ma ci hanno detto che lui era sempre al telefono con la sua fidanzata Sonia Bruganelli, e quindi lei un po' si indispettiva, ha incalzato Valerio Staffelli. A quel punto è andato in onda un frame di Federica Pellegrini, che in sala prove urlava al suo partner di ballo, molli quel telefono Angelo? Oddio, stai parlando con un atleta. Quindi, ha replicato l'ex campionessa di nuovo. A completare la frase è stato l'inviato di Striscia la Notizia. Ci vuole concentrazione in quei momenti. Federica Pellegrini su Angelo Madonia, mi stavano sulle balle certi suoi atteggiamenti. La Divina ha cercato di cambiare argomento, però dai, parliamo di cose belle. Adesso si ricomincia tutto da capo con un nuovo ballerino. È arrivato Samuel Peron 2 giorni fa, mi ha già ammazzato. Quindi forse mando via anche lui. Valerio Staffelli ha spostato nuovamente la conversazione su Angelo Madonia, sottolineando come, una volta al cospetto dei giudici, cercasse lo sguardo di compiacimento della fidanzata Sonia Bruganelli in platea. L'ho notato mentre eravamo lì davanti alla giuria, ha ribattuto Federica Pellegrini, si girava spesso a guardare lei come se le dicesse, adesso vado, adesso vado. Infatti poi ha fatto, sta sparata e io ero lì col microfono che guardavo il cielo e dicevo, nu, un'altra volta. E vabbè ragazzi, son caratteri. Mi dispiace un po' perché abbiamo un po' buttato all'aria 2 mesi di lavoro e quando balli insieme è tanta roba. Ricominciare da capo non è facile. Però che bisogna fare? Adesso che non c'è più ci dica francamente, ma le stava sulla balle lui? Ha chiesto il tapiroforo. Assolutamente no, mi stavano sulle balle questi suoi atteggiamenti, ha precisato l'aspirante ballerina, soprattutto quando si doveva parlare della coppia davanti a una giuria. E a proposito del suo nuovo maestro di ballo ha aggiunto, con Samuel per una volta ci scappa anche qualche parola in dialetto, fa molto ridere. Milly Carlucci, Angelo Madonia distratto da cose personali, nel frattempo, su Rai Play è stata pubblicata una nuova puntata di Ballando Segreto, da cui si evince che Federica Pellegrini sia rimasta da sola in Sala delle Stelle per circa 2 ore. Angelo Madonia appare solo sporadicamente. Il maestro c'è in Sala delle Stelle insieme al suo allievo, c'è in sala prove, ha dichiarato Milly Carlucci ai microfoni de La Vita in Diretta, il maestro non è lì per presentare se stesso, è l'estensione del programma che abbraccia, protegge e spinge in avanti i propri protagonisti. Questo è sempre successo con tutti quanti per 19 anni. In questo caso, purtroppo, è successo che Angelo Madonia non ce l'ha fatta e che cose personali probabilmente lo hanno distratto. Ma questa questione riguarda chiunque lavori dentro, Ballando con le Stelle, sarebbe stato lo stesso per tutti e non c'è mai successo. Evidentemente si era arrivati a un punto in cui tenere insieme una coppia e farla lavorare serenamente non era più possibile, siamo stati noi a prendere questa decisione. E dobbiamo ringraziare Samuel Peron perché aveva appeso le scarpette al chiodo e non voleva ballare più. Invece gli è toccato tornare a Ballando.